Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Venezia, in omose all'arrembaggio, battaglia navale in laguna. Quest'opera è un bidone, nulla da festeggiare, hanno detto. Il Mose è un bidone, oggi non c'è niente da festeggiare. E questo il grido di allarme lanciato dai comitati No Mose e No Grandi Navi, che appunto stamattina hanno contestato la prova generale delle paratoie alla presenza del governo. Una ventina di barchini appunto hanno provato a raggiungere la zona dell'inaugurazione, ma sono stati bloccati dalle imbarcazioni delle forze dell'ordine nell'area del Bacan poco prima delle bocche di Porto Nord. Le vedette e le moto d'acqua della polizia lanciate a grande velocità hanno sbarrato la strada ai manifestanti, che dopo un'ora e mezza di battaglie navali sono tornati indietro. Questo governo, concludono i militanti, come tutti gli altri, non cambia marcia rispetto alle grandi opere. Aspi, Conte all'incontro dice che all'incontro al Ministero i tecnici hanno detto alla società che le proposte sono inaccettabili, non possiamo più regalare soldi. Ci sarà la revoca d'Aspi, non ho detto questo, ho detto che nei prossimi giorni si completerà la procedura di revoca che è in corso. A dirlo in un punto stampa a Venezia dopo il test sulle paratoie del Mose, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha precisato che i tecnici del governo hanno confermato alla controparte le ragioni per le quali le loro proposte di transazioni non sono accettabili, o arriva in extremis una proposta a cui il governo non può dire di no, oppure si procede con la revoca. Non possiamo regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati. Recovery Fund, il Presidente del Consiglio europeo Michel conferma i 750 miliardi come base negoziale, ma la Finlandia dice dare meno soldi. Il piano servirà da punto di partenza per le trattative tra i capi di Stato durante il decisivo vertice che si terrà il 17 e il 18 luglio. Michel propone anche di fissare a 1.074 miliardi di bilancio dell'Unione per il 2021-2027. Ipotizza una riserva di 5 miliardi per contrastare conseguenze impreviste legate alla Brexit. Doccia fredda dalla premier scandinava Sanna Marin, che ribadisce la posizione dei paesi frugali. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte è atteso in serata in Olanda per incontrare il suo omologo Rutte. Coronavirus, Conte dice possibile proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio, senza non avremmo gli strumenti per intervenire. Secondo quanto riferisce la stampa, il Premier e il Ministro della Salute Roberto Speranza sarebbero già al lavoro per la proroga, ma il capo dell'esecutivo ha tenuto a precisare che si tratta comunque di una decisione collegiale da prendere in CDM con tutti i ministri. Coronavirus, comitato, noi denunceremo. In Lombardia potenziali crimini contro l'umanità. I familiari delle vittime scrivono all'Unione Europea. La lettera verrà inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Robert Ragnar Spanò. Notizie da Treviso e dal Veneto. Maturità a Treviso, 6 centini al liceo sportivo e 4 all'alberghiero. All'alberghiero Alberini e al liceo sportivo Da Vinci si contano 10 centini, molti di loro sono pronti per il mondo del lavoro. Maturità 2020, c'è un campione di ciclismo tra i bravissimi del Cerletti a Conegliano, Marco Vettorel corre a 100, poi ci sono altri centini alla scuola enologica, poi bisogna sapere anche cosa sognano di fare da grandi. Il lockdown non riduce i morti sulle strade della Marca. In provincia di Treviso 10 decessi da inizio anno come nel 2019, diversamente dal resto del paese. Il prefetto Laganà ha detto che ci vogliono più controlli. Violenta lite in un appartamento a Cornuda, 2 feriti. In base alle primissime informazioni sembra che una persona abbia legato un giovane e abbia tentato di dargli fuoco. Il contagio viaggia sul pulmino delle badanti, tornavano a Treviso dal Kosovo per riprendere il lavoro, una è risultata positiva mercoledì, l'ULSA alla caccia di tutti i passeggeri. Si apre così nella Marche la questione delle badanti, in arrivo dall'est Europa e dei contagi da rientro.
Notizie dal Friuli Venezia Giulia, rotta balcanica, Udine dice basta e Fontanini scrive al Viminale. Il primo cittadino si dice pronto ad mobilitare i cittadini per chiedere un presidio costante e dei valichi. Udine non è più disposta ad accogliere le migliaia di persone che entrano illegalmente nel nostro paese a causa di scelte politiche di questo governo, lo ha dichiarato il sindaco Pietro Fontanini dopo che appunto questa mattina in Viale Palma 9 gli agenti della Polizia di Stato di Udine hanno identificato 70 migranti provenienti dalla rotta balcanica ed entrati illegalmente in Italia. Coronavirus, anche oggi un nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, le persone attualmente positive sono 111, rimangono 2 le persone ricoverate. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, che sono gli equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, sono 111, 3 in più rispetto a ieri. Nessun paziente in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2. Non sono stati registrati nuovi decessi, rimangono 345 in totale. Esce di strada e finisce la corsa a ruote all'aria, un incidente nella notte a Roveredo a Rimpiano, al volante un giovane statunitense, risultato positivo all'etilometro. Poco dopo la mezzanotte e mezza, in via Risorgimento a Roveredo in Piano, un 21enne militare della base USAF di Aviano ha perso il controllo della propria BMW e dopo aver invaso la corsia opposta è uscito di strada abbattendo la recinzione di una proprietà privata e terminando la corsa a ruote all'aria in un fosso. Allerta meteo, in arrivo temporali forti anche sul Friuli Venezia Giulia. Sabato al mattino possibile qualche rovescio o temporale sulla zona montana e pedemontana che in serata interesserà l'intera regione. Sabato di pioggia in Friuli Venezia Giulia a causa dell'avvicinamento di una depressione alle Alpi e il successivo passaggio di un fronte freddo proveniente dall'Atlantico settentrionale che porterà instabilità sul territorio regionale. Abbandona il sentiero, una donna è dispersa sul monte Lavara al lavoro i tecnici del soccorso alpino di Udine, Gemona e Moggio Udinese. Difficile la sua localizzazione dato che la zona non ha copertura internet. È scattato alle 13.15 un intervento di ricerca delle stazioni di Udine, Gemona e Moggio Udinese, appunto Moggio Udinese, per una donna dispersa intorno ai 1500 metri di quota alle pendici orientali del monte Lavara. Nelle Prealpi Giulie. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.